appena finito di vedere la storia della regina Carlotta. Sono rimasta scioccata dal fatto che questa qui non è la terza stagione di Bridgerton, ma il prequel di Bridgerton, cioè ti fa capire meglio la storia di alcuni personaggi di Bridgerton. L'ho amata, mi è piaciuta veramente tanto. Corta, diciamo. Ovviamente non farò spoiler, però ci sono diverse storie d'amore, diverse. E forse la storia d'amore che meno mi è piaciuta è quella dei protagonisti. Poi il re Giorgio, che cosa gli vogliamo dire? Nulla, nulla, esteticamente. Perché poi caratterialmente, cioè, ha una vita un po' complessa. E poi se lo vedrete capirete perché. Viva la regina Carlotta. Ma poi vogliamo parlare di quegli abiti che loro indossavano. Cioè, anche a differenza, siete proprio lo stile diverso anche tra le diverse epoche, anche quella di Bridgerton. Che i vestiti erano molto più belli, forse perché lei era regina, non lo so, molto probabile. Però i vestiti sono stupendi, io li vorrei indossare tutti i giorni, tutti i giorni. In questa stagione, come in realtà anche nelle altre, ho amato le donne. Le ho amate. Diciamo che sono stata male anche io per la storia d'amore dei protagonisti un po' travagliata. Però riesco a pensare solo, brava Carlotta. Non tutti ce l'avrebbero fatta. Due personaggi ho amato tantissimo. Uno è Presley, che è tipo il servo, non so come si chiama esattamente. E l'altra è Lady Danbury, mi pare si chiami così. Gran donna, anche se un po' magari non tutti possono comprenderla, però l'ho amata. E vi dirò la verità, io non ho mai visto la seconda stagione di Bridgerton, solo la prima che ho amato. Credo sia il momento di recuperarla perché ho il bisogno di vedere Bridgerton.